No, tranquilli, non si tratta del remake della Casa nella Prateria. Si tratta di Alto Adige, anno 2021, e questo è un video per raccontarvi le mie giornate in Valle Urina e in Val Casies. Ma partiamo da capo. Valli a sapere versione estiva, un nuovo viaggio alla scoperta delle valli meno note dell'Alto Adige con altri colleghi e questa volta la prima tappa è Campo Tures in Valle Urina. Sono tornata in Alto Adige, lo dico con quest'aria un po' sognante perché, scusate, questo è lo scenario che ho di fronte in questo momento. Quindi è giusto che io abbia l'aria sognante. Terzo viaggio all'interno del progetto Valli a sapere e questa volta partiamo dalla Valle Urina. Dico io mentre ho ancora lo zaino addosso, presa dall'entusiasmo, non l'ho neanche tolto. Inizia quella che è l'esplorazione della Valle Urina. Siamo arrivati a Spike Boden. Qui c'è la funivia e adesso saliamo per iniziare l'escursione, però a partire dall'alto. Non sono da sola neanche questa volta, in quella Ciao. che questa giornata c'è Pietro e avremo anche con noi una guida perché Sì, poi ci sei. ci serve. Ciao, sono Arthur dell'Alto Adige E dove ci e porti? vi porto sullo Spike Boden a 2500 metri. Siamo in alta 2400 metri, allora stiamo andando come meta verso il Monte Spicco, che in tedesco, se volete cercare sui cartelli, eccetera, è Spike Boden. Quindi si prende la funivia, la seggiovia, oppure se siete dei virtuosi andate a piedi. Noi in questo caso avevamo meno tempo, quindi comodità. Siamo arrivati quindi a 2004, adesso stiamo salendo. Il costo tra funivia e seggiovia per solo sono 21 euro. E quindi qui so già che molti diranno vado a piedi. Un po' lunghine, a piedi. Sono più o meno 1400 metri di dislivello. Andando adesso verso quella che è una fly line, che non è una zip line, ma hanno detto che non è adrenalinico, non è un concetto teso come adrenalina, ma come panorama. Non so se queste cose sono state dette per rassicurarci, visto che comunque tutta questa voglia di buttarci in mezzo al vuoto in questo gruppo non c'era. Adesso ve lo dico, vediamo se voglio. Quindi fly line alle cascate di riva, un modo sicuramente originale e indimenticabile per vivere questo luogo. Si viene imbragati e si inizia a volare nel vuoto. La velocità è contenuta, ma quando ho visto che sotto di me c'erano vuoti da 30-50 metri, pur non soffrendo di vertigini in linea generale. Soltanto dirvi che mi batte il cuore fortissimo, vabbè, ve l'ho sempre detto che non sono un cuor di leone, ma no, per me la fly line finisce qui. Meglio quindi concentrarsi sulle spettacolari cascate di riva. Sono tre e sono una più bella dell'altra. Si possono vivere facilmente perché comunque l'escursione adatta a tutti e richiede un'ora tra andata e ritorno. Il percorso è abbastanza agevole, lo scenario notevole. Grazie.
quel dell'Alto Adige a suon di campanacci delle mucche. Secondo giorno, siamo in Val Casies e siamo già lungo la strada. Questa valle è pazzesca. Allora, vi dico qualcosa, dura circa 7-8 km. Aperta, quindi quando entri puoi vedere a destra e a sinistra, famosa per quello che è un discorso di piste ciclabili e di sci di fondo, e a me sembra di essere totalmente dentro la cartolina. Dista tipo 30 minuti da Brunico e 20 minuti da San Candido. Questa Val Casies è una sorpresa. Un'altra escursione consigliata è questa, ci impiega più tempo, però prendete nota. Noi invece stiamo andando alla Malga Uvald, sulla forestale, è una passeggiata per ora sempre sulla forestale, ma ci sono dei bellissimi scorci. Sono Susanne, lavoro per IDM Alto Adige e oggi accompagno Simona in Val Casies a questa bella, bellissima escursione. Siamo partiti da Santa Maddalena alla fine di Val Casies e siamo saliti su una forestale fino alla Malga Uvald. Allora, fondamentalmente si trova a 2042 metri, il percorso per arrivarci è davvero agevole su strada forestale, ci sono tipo 500 metri di dislivello ma non si percepiscono, quindi si sale serenamente e si arriva su e c'è un paesaggio da 2042 metri. Tre orette, si sale, si scende, mi piace molto. E comunque se camminare sui sentieri è bellissimo, è altrettanto meraviglioso quando scendi dalla montagna e ti dedichi soddisfatto dopo la fatica ai brindisi, al cibo, ai dolci, alle risate e soprattutto allo strudel, ma più ancora a quelle passeggiate mattutine silenziose e deserte, o meglio, quasi deserte. Giorno 3 e siamo a camminare a piedi nudi nella foresta. Adesso vi dirò il termine corretto, non l'ho assolutamente mai fatto e devo dire che però per ora mi sta piacendo molto questa sensazione di piedi nudi sulla foresta. Perché non ci siano incontri strani ed è davvero molto piacevole. Percorso a piedi scalzi, le prove. Allora, non l'avevo assolutamente mai fatto, però devo dire la verità, mi sta piacendo. Non lo sto vivendo come un'esperienza meditativa di relax, lo sto vivendo come quello che è un parco giochi divertimento per i bambini, perché cammini nell'acqua, cammini su quello che è la terra, cammini sulle pietre, quindi in questo momento mi sto divertendo tantissimo e che comunque rilassa, no? Dovendo però essere sincera, un difetto questi viaggi in Alto Adige all'insegna della scoperta delle valli meno note ce l'hanno. E sono seria, durano troppo poco. O forse è il tempo che vola? 2, 1, ci vediamo a settembre!